Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi mi trovo al centro sportivo Matteotti di Saronno e sono in compagnia con Gino Ranieri, direttore sportivo della SD Matteotti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è stato un grande calciatore professionista. Preferisce fare il calciatore o l'allenatore? Beh, devo dire la verità, preferirei fare ancora il calciatore, però purtroppo l'anagrafe è impietosa. Come allenatore, a quale modello si ispira? Ma sinceramente un po' da tutti e poi anche dai miei ex allenatori da cui ho preso un po' dall'uno e un po' dall'altro. Però devo dire la verità, un modello in particolare e unico non c'è. L'unica cosa, ho preso, spero, la correttezza di tutti, perché sono tanti anni, quasi 3 decenni che faccio allenatore in categorie anche abbastanza tumultuose e non sono mai stato espulso. Questa è la mia caratteristica principale. Qual è il suo punto di forza? Ma devo dire che è un po' di anni che mi sono dedicato ai bambini e non mi sono mai pentito, dopo aver allenato i grandi, ma ho visto che ho capito nel tempo che la mia aspirazione e la mia maggiore, mi potevo dedicare ai giovani perché mi piaceva insegnare il gesto tecnico, piuttosto che fare l'allenatore come si usa formalmente. Mi piaceva proprio insegnare il gesto tecnico e la tecnica calcistica. Questo sia molti anni fa che a maggior ragione adesso, che la tecnica calcistica, come ormai dicono tutti, è un po', insomma, latita un attimino, tanto per non usare qualche altro termine. Lei è direttore sportivo. Quali doti occorrono per ricoprire un ruolo così importante? Beh, oserei dire prima di tutto una grande pazienza, perché bisogna mediare, bisogna parlare con tante persone dalla mattina alla sera, persone che non tutti la pensano allo stesso modo, anzi molte volte la pensano in modo completamente diverso tra di loro e completamente diverso dalla mia mentalità. Però quando si occupa un ruolo così bisogna pensare ad un'unica cosa, cioè a fare il bene della società per cui si lavora, per cui molte volte bisogna, come dire, mettere da parte alcune cose e andare avanti avendo come obiettivo appunto di fare il bene della società. Se si fa quello vuol dire che si è fatto il proprio dovere. Cosa ci può dire riguardo ai risultati che avete conseguito fino ad oggi? Sono corrispondenti a quello che la società si era prefissa oppure... Ma io devo dire che adesso, come dicono tutti, avevo altre richieste, ma mi è piaciuto venire qui alla SD Matteotti quando mi ha chiamato, perché ho capito subito che era una scelta difficilissima. Oserei dire, anche se non voglio essere così, pensare di essere così importante, una scelta anche di vita. Avendo lavorato in tutte le società di Saronno, mi mancava solo la SD Matteotti, ma oserei dire che la sfida più importante è stata quella di far rivivere questo centro sportivo Matteotti, perché io sono stato gli ultimi 4-5 anni a lavorare in società limitrofe e ogni volta che passavo di qua a piedi o con la macchina, vedere i fari spenti e vedere un centro sportivo così bello, con tante strutture, vederlo abbandonato e spento, sinceramente mi sentivo male, perché io, per me un campo di calcio lo immagino sempre pieno di bambini. E un'altra cosa, oltre al centro sportivo, la soddisfazione maggiore è stata quella di dare appunto degli spazi per tutto il quartiere, perché qui è un quartiere, come sapete, abbastanza popoloso, la maggior parte formato da immigrati, e anche le nostre squadre, come tra l'altro le squadre di quasi tutte le società ormai, sono composte dal 50% da stranieri e dal 50% da italiani e non, oserei dire. Qual è il suo obiettivo per il prossimo anno?
Ma l'obiettivo per il prossimo anno è molto semplice, migliorare i numeri di quest'anno, migliorare anche la parte tecnica di quest'anno, anche se abbiamo vinto un torneo con i Pulcini, vabbè, ma sono cose che a me non piace pubblicizzare, e soprattutto formare e iscrivere delle squadre in tutte le categorie, cioè Pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi e poi eventualmente una prima squadra come abbiamo fatto l'anno scorso, avendo alla base una scuola calcio che è partita l'anno scorso da zero e che ha raggiunto già 25-30 bambini, e quindi su questa base aumentare i numeri, perché è dalla base che si costruisce. Come vede il futuro della società? Ma come tutte le società, i miei dirigenti dicono che sono nati 2 anni fa, alcuni dicono siamo nati quest'anno, quindi questo, come dicono quelli che parlano bene, è il secondo anno, ma dovrebbe essere il primo anno, essendo partiti dall'anno zero, come si suol dire, per cui è una società in continuo fermento che si sta ristrutturando sempre per il meglio, e quindi, come dire, attraverso rimescolamenti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista societario, intesi proprio come soci, stiamo cercando di arrivare ad avere un direttivo, di un consiglio che possa lavorare bene per i prossimi almeno 5-6 anni. Come direttore sportivo, lei è soddisfatto dello staff tecnico della società? Allora, dei ragazzi che ci hanno dato una mano, cioè Simone Pagnottoni, Daniele Cavallaro, e dei dirigenti dell'anno scorso, compreso tra l'altro anche chi mi ha dato una mano a mettere in pista la scuola calcio, il mio amico Dennis, devo dire che siamo abbastanza soddisfatti. Infatti Simone Pagnottoni è andato a fare un corso con i FIGC, quindi l'aspettativa è quella di migliorarsi sempre dal punto di vista tecnico, perché qui, come si dice, non si finisce mai di imparare, neanche alla mia età, anche io frequento ancora corsi di aggiornamento. E quindi il problema è che siccome c'è una progressione abbastanza netta, cioè si gioca a 5, poi a 6, a 7, a 9, ogni anno abbiamo una squadra nuova e avremo bisogno di un allenatore nuovo. Allenatore, io chiamo più che allenatore direi un educatore, infatti io stesso mi definisco più che un allenatore, un alle-educatore, mi sono inventato questa... questa parola mista che potrebbe dare, che dà proprio il senso della figura che dovrebbe essere chi sta in campo con i ragazzi. Lei è anche il responsabile del settore giovanile. Per ciò che concerne la crescita dei piccoli a lei affidati, quale conclusione può trarre? Ma la cosa, il nostro scopo principale nei piccoli è quello di insegnare, di farli stare in gruppo, di farli crescere in gruppo, di insegnare le regole, perché ognuno chiaramente, essendo piccoli di età, pensate che noi abbiamo bambini dai 5 anni in su, e praticamente nell'età cosiddetta dal punto di vista tecnico dell'egoismo, infatti dal punto di vista tecnico si dice che quella è l'età io e la palla, nel senso che la palla non la vorrebbero dare a nessuno, poi segue il periodo, il ciclo io, la palla e l'avversario, e poi io, la palla e il compagno, quindi bisogna superare queste tre fasi. Nel frattempo bisogna far capire appunto che non si gioca da soli, ma che si gioca in gruppo, che ci sono delle regole da rispettare, e il difficile è, ma neanche tanto, è farle rispettare senza creare traumi nei ragazzi. Questa è la cosa, il difficile di questo lavoro, insomma. Qual è la sua filosofia di vita nel calcio giovanile? Ma io la mia filosofia di vita nel calcio giovanile è quella che è la filosofia di vita che attraversa la mia vita, scusi il bisticcio di parole, e cioè
mai prendersi sul serio, fare tutte le cose con, tenendo i piedi ben piantati per terra, col sorriso e facendo capire che tutte le cose si possono fare, si possono fare bene divertendosi. Non è detto che le cose bene bisogna farle con tristezza, col pugno duro, invece no, io ho una filosofia di vita che è questa e devo dire la verità, mi ha sempre dato ragione. Parlo molto con i genitori perché i genitori sono stati la fortuna della mia carriera professionale da allenatore, perché alcuni mi dicevano anche 25 anni fa quando sono arrivato qui a Saronno, mi raccomando non parlare con i genitori. Ho detto guardi, in tutte le parti d'Italia in cui sono stato io ho sempre parlato con i genitori, basta spiegare le cose e far capire ai genitori che ognuno ha un proprio ruolo e che deve rimanere nel proprio ruolo. E soprattutto guardando gli allenamenti si sono resi conto che la scuola calcio e l'allenatore non è lì come una babysitter per far trascorrere il tempo per tenere i loro bambini, ma sta facendo un lavoro professionale. Addirittura quando ero a Prealpi, appena sono arrivato a Saronno, davo le fotocopie della lezione che io facevo di scuola calcio a tutti i genitori che erano in tribuna per far capire, per far seguire tutti i lavori che io stavo facendo sul campo. Quindi loro guardavano gli esercizi, il numero uno, finiva l'esercizio numero uno, guardavano sulla loro scheda l'esercizio numero due e capivano che cosa stavo facendo. E quindi ecco perché la mia fortuna dal punto di vista professionale e anche di immagine è stata proprio il parlare con i genitori. Quindi fortunatamente io questo consiglio non l'ho ascoltato e sono andato avanti per la mia strada, fortunatamente per me e per la società per la quale stavo lavorando. Cosa deve avere un ragazzo per diventare un calciatore professionista? Ma questa è una domanda abbastanza difficile. Da piccoli tutti vorrebbero fare i calciatori professionisti. Non bisogna togliere il sogno ai bambini e ai ragazzi, però bisogna dire loro la verità, che l'aspetto del calciatore professionista non è solo quello che si vede in televisione, ma c'è dietro una vita di sacrifici e che comunque bisogna avere delle doti tecniche, genetiche, e soprattutto bisogna avere, come tutti i lavori, un colpo di fortuna, perché come in ogni lavoro c'è tanta gente che magari è più brava e non arriva. Purtroppo questo succede dappertutto. Quindi anche una buona dose di fortuna, direi. Qual è la sfida che oggi il mondo dello sport deve saper raccogliere nell'educazione e nella formazione dei giovani? Ma qui non dico niente di nuovo, ripetendo la frase di Platini, il presidente UEFA, è praticamente il fair play finanziario, perché qui stiamo impazzendo veramente e quindi molte società, pur di vincere un campionato, fanno dei debiti superiori alle loro forze economiche e poi si finisce in mari burrascosi, tant'è che ogni anno ci sono delle società che falliscono e anche nella nostra zona abbiamo visto che società importanti, Propatria, Legnano, ogni due per tre insomma passano dei momenti difficili. Quindi bisognerebbe avere la consapevolezza di fare del proprio meglio con i mezzi a disposizione che si hanno, senza montarsi la testa, senza colpi di genio e così, rimanendo con i piedi per terra, perché vincere un campionato e poi non avere i soldi per iscrivere la squadra a quel campionato sta diventando lo sport nazionale. Io leggo i comunicati e purtroppo devo dire che ogni comunicato che leggo all'inizio di luglio tra fusioni, perché ormai le società sono tante e tutte impoverite, perché non essendoci più i classici sponsor di una volta, i soldi vengono sempre a mancare. E quindi tra fusioni, tra società che praticamente falliscono, che non hanno i soldi per iscriversi al campionato, ormai è diventata una roba veramente inverosimile. Purtroppo oggi a volte dei grandi atleti danno degli esempi negativi. Come stimolare i giovani all'emulazione di comportamenti virtuosi? Ma non nascondendo niente, ma nello stesso momento facendo capire loro che bisogna avere degli esempi positivi e
che sono quelli da seguire. E questo è il lavoro più difficile che deve fare un educatore, perché un ragazzo che segue questi principi si divertirà molto di più sicuramente, e nello stesso momento avrà forse più possibilità, perché io dico che chi si diverte impara anche meglio di chi non si diverte. Ecco perché bisogna creare fin da piccoli, dalla scuola calcio, un ambiente, non dico un ambiente giocoso, non che il bambino deve venire con l'incubo dell'esercizio, che deve fare questo, che non lo sa fare, e quindi fargli vedere degli esempi positivi. Purtroppo, come dire, bisogna filtrare molto questa cosa, perché dalla televisione capisco benissimo che a volte gli esempi negativi sono maggiori di quelli negativi, anche perché fanno più rumore, fanno scoop, e purtroppo i giornalisti hanno come mestiere quello di il famoso audience, per cui è la loro stella cometa, per cui alla fine, però bisogna assolutamente fare questo, ricordandoci i nostri buoni maestri. Grazie e in bocca al lupo. Grazie.